Ciao Bettes.it, senza lasciare traccia di Debra Granik, sembra proprio il film gemello così lontano, così vicino rispetto al suo successore, Un gelido inverno di 8 anni fa. In Un gelido inverno eravamo nei boschi dei monti Ozark, altopiano dell'Ozark, Missouri. Jennifer Lawrence in mezzo a questi boschi spogli, aridi, white trash, senza niente, con le foglie secche. E coi cadaveri pure secchi, Jennifer Lawrence con la faccia da bambola, cocciuta però, tignosa, andava a cercare, senza far vedere le sue forme sommerse in pile, fustagno e camicione de flanella a scacchi orride, in quel tipo di bosco, devo dire, brutto. Jennifer Lawrence cercava disperatamente suo papà. Qui siamo in Oregon, invece, in Senza lasciare traccia, un nuovo film di Debra Granik, 8 anni distante rispetto a quel suo filmone, 4 nomination Oscar, ottimi incassi, Jennifer che va verso Hunger Games, era molto affamata anche in quel film. Qui non hai la faccia da bambola, già incazzata però, di Jennifer Lawrence di quel film. Qui hai il viso disperato, con gli occhi da bambola molto fissi così, traumatizzati, della fantastica Thomasin McKenzie, già in un Hobbit di Peter Jackson, neozelandese, qui in un bosco anche lei, no? I boschi sempre. Qui in un bosco però dell'Oregon, rigoglioso, umido, pieno di vita, completamente diverso rispetto a quel seccume. A quel seccume arido da tutti i punti di vista dell'altopiano Ozark di Un gelido inverno. Senza lasciare traccia, però, è di nuovo sempre questa storia qua. La Granik entra nel bosco, isola il bosco, lo fa diventare il suo film, mette tutto ciò che è società attorno ai personaggi, la fa scomparire. Che cosa c'hai in testa, Debra? Perché ci vuoi? Perché sei più ossessionata dello Shyamalan di The Village, dall'isolamento dei tuoi personaggi nel bosco, dalla società? In questo modo, sapete, il cinema riesce a dare così tanta importanza allo spazio del fotogramma, che è un'arte, ed è un'arte così affascinante da questo punto di vista, che la Granik basta che va lì e ovviamente siamo lì. Quello era un western con i gangster, con la metanfetamina che stava cominciando a prendere piede come nuova droga, la crystal meth, laboratori, strano ambiente gangster, però comunque molto western perché sembrava che ci fosse la frontiera e una società inesistente. Infatti gli sceriffi avevano paura di avere a che fare con pregiudicati col fucile se li incontravano per strada e poi si vergognavano di aver fatto la figura degli acconi. Qui di nuovo la Granik con la sua macchina ci porta dentro il bosco, ma è tutto un altro bosco. Siamo vicini a Goonies, siamo vicini ad Astoria che sta più a nord. Siamo in un Oregon di bosconi belli, belli, belli zuppi di insetti, belli zuppi di animali, pieni di rumore, pieni di gente pure. Non è la gente dell'altopiano Ozark, però comunque c'è sempre una figlia e un padre. Lì c'era una figlia che cercava il padre, qui c'è una figlia che cerca di levarsi il padre dalle valle o dalle ovaie, per essere più precisi. Lì c'era un'ossessione paterna in assenza, qui c'è un'ossessione paterna in presenza, anche ammorbante, Ben Foster, che però ci tira fuori una prova. Lui ci tira fuori una prova così bella, così disorientante in relazione a quello che è il suo personaggio, che effettivamente non sappiamo mai fino a che punto possiamo considerare ammorbante la presenza di questo papà. Infatti noi siamo con Thomasin McKenzie. Tom nel film è un altro personaggio femminile con nome maschile, come Cameron Post di Chloe Grace Moretz, della Diseducazione di Cameron Post. Filmone, ragazzi, è un filmone esattamente come era un filmone Un gelido inverno, è molto meno hollywoodiano, può sembrare un paradosso, ma molto meno hollywoodiano,
la mano del padre che era presente nella famosa scena del che aveva un senso anche molto spettacolare in un Jedi d'inverno. La mano del padre qui c'è, non è sott'acqua, non è sotto lo stagno schifoso, è fuori, però capisci, cioè non si riesce. Lui è un reduce di guerra dell'Iraq. C'è una scena in cui fa un test che vale da sola tutto il film. Come fai a presentare subito un personaggio allo spettatore senza fargli lo spiegone? Test psicologico, Blade Runner anche. E lui è un reduce dalla guerra in Iraq con un post-traumatic stress disorder della Madonna, lei è la figlia. I due stanno nel bosco, i due si muovono. Guardate Ben Foster, guardate che prova che fa, guardate quanto è la ritrosia costante che ha nei confronti dell'approccio di un altro essere umano. Ed eccolo qua, tutto questo film stupendo, bellissimo. Ancora Debra Granik che aveva fatto un doc dopo Un giorno d'inverno, quel film la doveva lanciare. Invece lei che è una molto etnografica ed è una molto che si prende i suoi tempi, aveva fatto un documentario, pensate, su uno strano personaggio che un po' Signore degli Anelli. Non è un caso che Thomasin McKenzie venga da un Hobbit di Peter Jackson, la ragazzina neozelandese che era figlia di Ben Foster in questo film. Padre e figlia vanno nei boschi. La Granik mi piace perché in lei c'è comunque una grande sapienza cinematografica. Lei cerca e vuole lo spettacolo. Non è vero che lei è in sottrazione, lei è in totale, continua addizione, d'altronde cerca sempre delle storie estreme, se ci pensate. Quel bosco, quegli Ozark di Un giorno d'inverno, questi boschi, e questa strana coppia di padre e figlia che un po' homeless, un po' che sono molto vicini appunto al fantasy, al Signore degli Anelli. E lì c'era sto personaggio assurdo che sembrava il papà stronzo di Gimli. In quel film lei poi fece un documentario sull'attore che faceva il capo gangster di Un giorno d'inverno. Poi sono passati un sacco di anni, torna a fare questo lungometraggio, c'è una stupenda attrice che mi faceva tanta paura in Un giorno d'inverno, che si chiama Dale Dickey, e che sembra Gilda Radner, la mia amata Gilda Radner, come se Gilda non fosse morta prematuramente, fosse invecchiata, fosse diventata veramente tosta. E vabbè, voilà, film come non se ne fanno più. Thomasin si chiamava The Witch, Anya Taylor-Joy in The Witch, che è uno dei miei film preferiti degli ultimi anni, e quindi Thomasin si chiama l'attrice che interpreta la figlia, e Ben Foster è questo papà. Che gli vuoi dire a sto papà? Anche io sarei stato messo in crisi da sto papà. Non parla, dice niente, e contemporaneamente riesce a tenerti attaccato a lui. È un gran film, perché non è facile per niente fare un film di 100 minuti senza ammorbarci su una trama così scarna e spoglia, ma in realtà guardate questi boschi che sono completamente diversi rispetto a quelli di Un giorno d'inverno, molto più rigogliosi, e il film è veramente stupendo e di grandissima classe. Ciao Bad Taste!